Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Video haul di Amazon. Ebbene sì, ho fatto altri acquisti su Amazon. Il pacco è un po' gigante, ma provo a farvelo vedere. Voilà! È un paccone gigante. Vedete se ci sta l'inquadratura. È veramente gigante gigante, sì, so. In questo paccone ho messo anche gli altri pacchetti, così mi avvantaggio. Ok, gli altri pacchetti erano all'interno di queste qui più piccoline, però li ho spacchettati. In primis ho preso questo qui della Newell, che apro insieme a voi. Dovrebbe essere l'attacco per la ring light, per metterci la videocamera attaccata alla ring light della Neewer. Dovrebbe esserci dentro quello. Infatti c'è l'attacco. Questo qui. Adesso vedremo se va bene con la mia. Spero proprio di sì, così posso mettere la ring light e metterci attaccata la videocamera. Questo qui, vi dico il prezzo, vado sulla app di Amazon. Questo qui l'ho pagato. Dovrebbe essere 8,99, però io mi ricordo di meno. Adesso è 8,99, se lo vedete. Io l'ho pagato 8,49, infatti sembra qualcosina di meno. Ok, sì, 8,49. Poi ho preso le pile ricaricabili, quelle le stilo, queste qua sono 3, 6, 8. Io me l'ho già trovata bene con le 4 che avevo preso. La confezione da 4 non era disponibile, ho preso questa da 8, solo che la confezione qui era rotta e si è aperta facendo uscire una delle pile. Queste qui l'ho pagate 15,99, sono della Cool Real. Se andate a cercare, comunque vi metto i link qua sotto nell'info box dove l'ho comprati io. Poi ho preso anche le mini stilo, sempre della Colorful, queste qui. Sono sempre della confezione da 8, quella da 4 era disponibile, però io ho preso quella da 8 e l'ho pagata 14,99 queste qui. Queste le potete ricaricare un sacco di volte. Io mi ci trovo bene con quelle stilo, le ho comprate anche mini stilo. Le pile, io avevo il caricatore solo per le stilo, però da due, solo da due pile. Ho preso un altro caricatore che è questo qui, c'è anche il display che può caricare sia quelle piccole che quelle grosse. Sì. Sia quelle piccole che quelle grosse, e c'ha quattro posti, è anche pieghevole l'attacco della spina, questo qui. Questo qui l'ho pagato 14,99. Proverò tutto, infatti
prima di fare il video ho aspettato che mi portassero tutto. Insieme a caricabatterie c'era questo portapile trasparente, questa scatolina, è molto molto comoda. All'interno avete anche le vostre istruzioni, se riesco a prendere. C'è anche il librettino, scritto ovviamente in cinese. No, c'è anche in inglese, ok. Questo qui. Questo ve l'ho detto quanto l'ho pagato. Poi ho preso gli Invisibubble, però questo me lo dava come prodotto plus, quindi dovete spendere, mi sembra, un minimo di 19 euro per avere questi prodotti plus. E questo l'ho pagato 5 euro. Sono 3 Invisibubble, l'ho presi quelli neri. Sì, è prodotto plus. Dovete spendere un minimo di 19 euro per avere questi prodotti plus. Io ho preso questo e l'ho pagato 5 euro. Ad esempio adesso è a 5,95, quindi è già cambiato di prezzo. Sono 3 elastici. Io ho preso il True Black. Ci sono da un sacco di... Sono questi qui. Quelli fatti a filo del telefono, per capirci. Devo ancora vedere se effettivamente non strappano i capelli, non segnano i capelli. Devo ancora testarli questi. Però vedremo. Questo è un pacchettino da 3 pezzi. Questi qua. Vedremo come si comportano. Ultimo pezzo, quindi è quello dentro lo scatolone, dentro un sacco di carta di imballaggio, è questo qui che pesa un sacco, questo qui, che è il nuovo cavalletto. Finalmente sono riuscita a prenderlo. Io questo l'ho pagato 45,89. Pesa, perché pesicchia, non è leggero per niente, della Newer. Se riesco ad aprirlo lo faccio vedere. Questo bestione qui ha la sua sacca, quindi la potete trasportare tranquillamente. Ha il suo involto, il suo libretto di istruzioni. Vi volevo far vedere il cavalletto. Lo stavo mostrando ma si è interrotta. Se riesco sempre ad aprirlo. Allora, nella sua borsa di trasporto ha tutto l'involucro. Aveva anche una sacchetta con gli attrezzini, una sacchetta di velluto che richiudeva il pezzo di sopra. Il cavalletto è questo. Adesso lo vedete girato, ma questo, spostando le gambe, è nella posizione corretta, solo che è richiuso. Adesso non ve lo apro perché diventerà ufficialmente il cavalletto, perché il mio mi sta abbandonando purtroppo. Questo qui l'ho preso su Amazon, vi dico il prezzo,
sui miei ordini di Amazon. Allora, Newer monopiede trepiede da viaggio in lega di alluminio, questo qui è 162 centimetri. Potete utilizzarlo anche al contrario, perché potete utilizzarlo anche così. Non dice altro, potete utilizzarlo anche di così. Che è fighissimo. E più ha una delle gambe che con gli attrezzi staccate diventa singola. Potete usarla come monopod singolo. Mi è piaciuto un sacco. Si vede che è resistente. Questo era i miei acquisti Amazon di questo ultimo periodo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto, che mi fa un sacco piacere. Iscrivetevi al canale e io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!